La classifica siamo riusciti a muovere una grande fetta del mercato editoriale italiano. Pensate che quando abbiamo lanciato la classifica, gli editori, scusate mi alzo così mi capite meglio, gli editori che stavano in queste due fasce, che sono le fasce che noi consideriamo verdi, cioè quegli editori che hanno adottato delle politiche di acquisto che garantiscono a noi lettori che se acquistiamo un libro prodotto da loro non stiamo contribuendo inconsapevolmente alla distruzione dell'habitat delle tigri, insomma, come immaginate, di tantissime altre cose. Quando noi abbiamo lanciato la classifica, la maggior parte di queste case editrici stavano tra il rosso e il nero, erano soltanto 15 gli editori che trovavamo, che potevate trovare, in soltanto due anni sono diventati 78. No, e il numero, diciamo, deve essere, diciamo, non solo siamo molto soddisfatti del numero, ma anche i grandissimi gruppi editoriali hanno preso degli impegni. Quindi in questo momento l'editore Di Agostini, per esempio, due anni fa si è impegnato ad assumere delle politiche di acquisto a deforestazione zero. Feltrinelli già stampa tutti i propri libri su carta certificata FSC, tanti altri, non li posso nominare tutti perché se no non voglio dimenticare neanche nessuno, e soprattutto ancora più importante, il gruppo Mondadori nel 2010 si è impegnato ad adottare delle politiche di acquisto della carta deforestazione zero. Chiaramente per noi sono importanti tutti gli editori, sono importanti e riteniamo che tutti, e apprezziamo anche quando un piccolo editore decide di stampare i propri libri in carta amica delle foreste, però è anche vero che se vogliamo influenzare il mercato della carta e chiudere le porte di questo mercato a dei criminali forestali, allora è importante che lo facciano i grandi gruppi. Quindi l'impegno di Mondadori per esempio per noi è stato fondamentale, perché io credo che Mondadori, adesso non vorrei sbagliare, sicuramente ha la fetta di mercato più importante, diciamo, del mercato librario, ma credo che sia anche uno dei più grandi acquirenti di carta nel mercato dell'editoria, per cui chiaramente magari ci sarà, necessario per Mondadori avere 2 o 3 anni per adattarsi a delle politiche di acquisto a deforestazione zero, ma di certo già stabilire che da Certuni non si compra e che percentualmente si aumentano le percentuali di fibre sostenibili è senz'altro un passo importante. Quindi quando abbiamo deciso di fare l'aggiornamento, insomma, noi mandiamo questi questionari a cui gli editori nella norma mai rispondono, tranne questi della fascia nera che sono i cosiddetti non classificabili, cioè quelli che non ci danno alcun tipo di informazione e quindi non siamo in grado di dare una valutazione della loro sostenibilità. Di certo non sono trasparenti né con Greenpeace né con i lettori se non vogliono dirci che carta utilizzano per i propri libri, però non possiamo, esprimere un giudizio di merito. Allora è chiaro che se da un punto di vista anche strategico, per noi associazioni che vogliamo escludere questo mercato dal nostro mercato, che la carta colpevole di aver distrutto degli ecosistemi preziosissimi, che sono preziosi anche per noi, per evitare che questo accada, allora sono i grandi gruppi quelli che dobbiamo convincere. E facendo un po' il conto, considerato l'impegno di Mondadori, considerato l'impegno di James, che quest'anno e proprio in quest'ultimo aggiornamento passa nella fascia verde, considerato l'impegno di Feltrinelli, considerato l'impegno di Agostini, effettivamente i due grossi editori che ancora mancano all'appello e che non hanno preso l'impegno sono RCS Libri e Giunti Editore. RCS viene invitato da Greenpeace ad affrontare, a farsi carico di questo problema dal 2008 e Giunti dal 2010. Le loro risposte sono sempre molto vaghe e quindi abbiamo cominciato a studiare le loro filiere, perché in qualche modo volevamo dimostrargli che se non si adottano, politiche molto precise per controllare quello che finisce nei loro prodotti, allora c'è il rischio che la deforestazione e l'estinzione delle ultime tigri di Sumatra finiscano nelle pagine che poi i lettori comprano. Come l'abbiamo fatto? Esattamente come l'abbiamo fatto con i prodotti di cui parlavo poc'anzi. Abbiamo acquistato sia nel 2010 sia nel 2012 alcuni prodotti di queste aziende stampati in Cina. Come sapete, gli editori, tanti editori italiani esternalizzano il servizio della stampa in Cina, il che non deve essere considerato come una demonizzazione, del mercato cinese, perché ci sono anche editori, per esempio come Di Agostini, che nella fascia verde, che ha degli stampatori cinesi che rispettano quelle che sono le sue richieste in termini di certificazione, carta riciclata,
eccetera eccetera. Certo è però che la Cina è il mercato più importante della carta per Asian Pulp and Paper e per Evelyn. Analizzando questi libri purtroppo abbiamo trovato dei risultati desolanti. Se aprite il rapporto che trovate nella vostra cartellina stampa a pagina 5, vedrete i tre titoli di rispettivamente Cenerentola di Dani, Prezzemolina di Rizzoli e ironicamente La foresta di Giunti. Questi tre libri sono stati analizzati e in tutti e tre sono state riscontrate fibre, quelle fibre MTH che dicevo poc'anzi, cioè fibre di legno tropicale. Nel 2010 non abbiamo utilizzato i risultati di queste analisi perché ritenevamo che l'invito ad aderire alla classifica potesse in qualche modo essere sufficiente per attirare l'attenzione di questi editori. Così non è stato e quindi abbiamo ripetuto queste analisi anche quest'anno e abbiamo analizzato 11 titoli rispettivamente tra i titoli di Rizzoli e Giunti, di RCS Libri e Giunti, scoprendo che il libro Alice nel Paese delle Meraviglie di Rizzoli contiene altissime percentuali di fibre di legno tropicale. Lo stesso possiamo dire del libro Mamme di Rizzoli. Questi sono entrambi libri che noi chiamiamo nel nostro rapporto favole Ammazza Foreste. Questi sono i titoli che ci hanno dato dei risultati di Rizzoli, mentre per il gruppo Giunti sono risultati positivi al test MTH i Tre Porcellini e Le Macchine. Insomma, questi titoli li vedete nel nostro rapporto che trovate in cartellina stampa e qui insomma a titolo esemplificativo ci sono i risultati del laboratorio, cioè le fibre che i laboratori riescono a identificare. Ora in realtà però io vi chiederei di dare anche un occhio a quello che è a pagina 11 i valori complessivi, cioè tutti i risultati delle analisi, perché è importante questo. Quando io analizzo un libro, se quel libro è composto prevalentemente, come accade molto spesso, di fibra di acacia, questo già è un dato per me importante ed è un segnale di allarme, perché tra l'80 e il 90% della polpa di cellulosa fatta con acacia viene prodotta proprio da EPP ed Epril, e l'80% della polpa di cellulosa che viene utilizzata in Cina per la stampa dei prodotti ha quell'origine. Quindi se io fossi un editore, sapere che i miei libri in Cina vengono stampati con fibre di acacia già dovrebbe farmi accendere un campanello di allarme. Degli 11 libri che noi abbiamo analizzato, tutti erano composti prevalentemente da fibre di acacia. Quello che riguarda l'MTH, noi abbiamo fatto i nomi di questi quattro libri perché erano quelli dove sicuramente c'erano altissime percentuali, ma anche in due titoli di Fabri Editore, sempre di RCS Libri, cioè Amica Musica e Le Linee Una Note, abbiamo trovato alcune fibre sconosciute. Che cosa significa fibre sconosciute? Poiché le fibre tropicali non si utilizzano per fare la carta, cioè non sono delle fibre che normalmente vengono utilizzate per fare la carta, i laboratori che studiano le fibre della carta tante non le riconoscono, ma se non le riconoscono questo significa che dobbiamo considerare questo dato come una forte indicazione che ci sia comunque una contaminazione della polpa di cellulosa utilizzata per la stampa di questi libri da fonti di che provengono dalla distruzione delle ultime foreste. Quindi noi, leggendo il rapporto, leggerete anche che su Giunti in realtà noi abbiamo raccolto anche altre informazioni che ci fanno fortemente pensare che in realtà Giunti intrattenga dei veri e propri rapporti commerciali con la multinazionale ATP, altrimenti non si capirebbe perché, ad esempio, una delle cartelle di ATP ha il non page come prodotto di punta nei guide del Touring Club italiano, che sono prodotte appunto dal gruppo Giunti. Quindi la classifica Salva Foreste è un ottimo strumento e noi siamo molto contenti che gli editori aderiscano e si dotino di queste politiche di acquisto, però non possiamo sempre solo dire bravo a chi fa il bravo. Io credo che
se da questo dipende la vita di un ecosistema che ci sembra tanto lontano, ma che, come ci spiegherà probabilmente adesso Massimiliano, cambia anche la nostra vita, cambia il nostro clima, cambia e cambierà il modo, il pianeta che vedranno i nostri figli tra 10 anni, non sarà lo stesso anche per queste ragioni. Noi crediamo che editori come Giunti e Rizzoli debbano immediatamente prendere delle misure, e abbiamo ovviamente delle richieste concrete, e crediamo che queste richieste concrete debbano essere fatte non soltanto dall'intero settore, quindi anche dagli altri editori che hanno preso questo impegno, ma soprattutto dai lettori. Non possiamo accettare che in una favola che io regalo a mia nipote, e quella favola, una bellissima favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, sia stata la causa di fenomeni così tristi come l'estinzione di specie importantissime per la sopravvivenza del nostro paese. Quindi questa per noi è l'occasione non solo di presentare la nostra classifica e chiedere anche a tutti i lettori di imparare a scegliere anche in base a questo. Dobbiamo imparare a scegliere i libri non soltanto perché sono belli, proviamo a comprarli anche perché sono buoni, chiamiamolo, come dire, passatemi questo termine un po' generale. E invece a Giunti e a Rizzoli chiediamo immediatamente di non continuare a distruggere le foreste a causa delle loro cieche politiche d'acquisto, di impegnarsi immediatamente a ripulire le proprie filiere dalla distruzione degli ultimi polmoni del pianeta, impegnarsi pubblicamente e dire chiaramente a tutti che da aziende come Asian Pulp and Paper ed Evil non si compra, fino a quando naturalmente queste due aziende non saranno in grado di dimostrare anche loro di saper stare sul mercato senza dover necessariamente macchiarsi di crimini forestali, e soprattutto di fare come stanno facendo tutti, come stanno facendo i grandi, come stanno facendo i medi e come stanno facendo i piccoli di voi, nettando amici delle foreste. Io a questo punto, diciamo, passerei adesso, farei un po' un giro, perché in realtà questa, diciamo, era la denuncia che noi volevamo fare, ma come dicevo poc'anzi, io non sono qui da sola al Greenpeace, non è qui da sola, ma è insieme alle Gambiente, a WWF e Terra, perché, come dire, fermare la distruzione delle foreste indonesiane è un obiettivo che tutti ci poniamo, e alla stessa maniera ci poniamo un altro obiettivo che naturalmente è più, come dire, nostrano e casalingo, e cioè fermare l'avanzata di APT, come dire, sul mercato italiano. Per questo motivo, di questo magari parlerà adesso un po' più nel dettaglio Daniel, abbiamo deciso di lanciare oggi un'iniziativa comune. Oggi per la prima volta rendiamo pubblica una lista di aziende, tra distributori, produttori di packaging e stampatori, che trovate nella cartellina stampa, che secondo le nostre informazioni, secondo le informazioni che abbiamo raccolto negli ultimi anni, intrattengono dei rapporti commerciali con APP. È un'iniziativa, questo vuole essere soltanto l'inizio, no? Quindi, come dire, una specie di preview di una lista che speriamo di non dover allargare troppo, perché speriamo che diventino sempre meno le aziende che acquistano questa tipologia di carta, però, diciamo, per raccontarvi un po' perché abbiamo deciso di fare questa cosa insieme, passerei la parola a Daniel Monetti di Terra. Salve a tutti. Io volevo concentrare l'attenzione su questo gigante asiatico, l'APP, Asia Pulp and Paper, perché a seguito delle denunce fatte dal movimento ambientalista anni fa, diciamo, questa azienda si è ha iniziato ad espandere, cercare di espandere il proprio mercato anche in altri paesi. Uno di questi è l'Italia, cercate di espandere il proprio mercato soprattutto in Europa, dove è un po' più deficitaria, facendo tutta una serie di iniziative, espandendo il proprio mercato, arrivando ad aprire sedi in Italia, in Spagna, in Francia, in Germania, nel Regno Unito, cercando di comprare magazzini nei principali porti europei, assumendo aziende che fanno vero e proprio greenwashing, che costituiscono e costruiscono appositamente per questa azienda una comunicazione volta appunto al greenwashing, a capovolgere totalmente la verità.
anche assunto aziende di pubbliche relazioni, costruendo delle verità che si basano in realtà su delle menzioni. Ha finanziato, sta cercando di finanziare addirittura di parte americani, qualcosa sta succedendo anche qua in Italia, ma soprattutto ha investito massicciamente in pubblicità ovviamente non veritiere, a nostro avviso. Proprio un esempio molto chiaro, ha preso ovviamente una traccia di tigre, l'ha messa nella in questa pubblicità e ha lanciato questo messaggio che leggo direttamente. Per scoprire il nostro impegno a favore della biodiversità, seguite le nostre tracce. Con sottoscritto APP Cares, quindi APP ci tiene alla salvaguardia della tigrina sumata. Non vi sto a leggere l'intero testo che è un capolavoro semantica, ma in realtà questo appunto per il comune lettore potrebbe sembrare verità. In realtà un rapporto di Eyes on the Forest, che è un'associazione che sostanzialmente mette proprio gli occhi sulle foreste in Indonesia, ha scoperto attraverso dei sopralluoghi sul campo e confrontando quanto diceva questo gigante asiatico, la NASA Pulp and Paper, con le immagini satellitari, ha scoperto ovviamente che tutto quanto veniva asserito in queste pubblicità non era assolutamente vero. C'erano delle discordanze clamorose e soprattutto le discordanze si concentravano sulle zone che l'APP stessa diceva di proteggere, quindi un'incongruenza pazzesca. E questo ovviamente si basava sulla mancanza di informazioni che circolano all'interno di questo paese e che circolano ovviamente di conseguenza in tutto il mondo. L'APP in questa pubblicità dice, questa pubblicità modello, chiamiamola così, dice di proteggere appunto delle zone dove viene protetto il santuario della tigre del Senegal, o addirittura dice di proteggere una zona dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. In realtà appunto questi dati sono tutti dati documentati, insomma, sono tutti dati che possono essere scaricati dai siti delle nostre associazioni, penso almeno quello di terra, ma ovviamente appunto questa documenta la vera verità. Questa sono pubblicità fatte massicciamente anche per l'Italia. Anche qui ha comprato pagine della Repubblica, pagine del Corriere della Sera, pagine del Mondo, del Sole 24 Ore, quindi i principali quotidiani, per ovviamente porre l'attenzione del comune consumatore quanto sta accadendo in Indonesia. In realtà appunto tutto questo non è assolutamente vero. Siamo di fronte alla guerra mediatica, una guerra mediatica in cui appunto i buoni non battono i cattivi, i cattivi non battono i buoni. Il nostro ruolo è quello appunto di sottolineare queste falsità, ed è per questo che oggi attraverso indagini, attraverso l'invio di lettere, documentazioni a tutta una serie di distributori, di aziende che lavorano di packaging, aziende che lavorano cellulose e producono carta, abbiamo inviato tutta una serie di lettere a cui appunto molti di loro hanno risposto o hanno risposto in maniera poco consona, lasciando intravedere tutta una serie di lacune nel loro processo produttivo. Quindi quello che vedete nella cartellina è una prima serie di aziende, sono 13 distributori, 2 tipografie, 2 centri di taglio e 3 packaging di aziende appunto che hanno, sembra, avuto legami con questa multinazionale, legami commerciali, sì. Direi la parola a Massimo, alle Gambini. Sì, io immagino che da fra poco si scatenerà il mondo intero
rispetto, diciamo, alle uscite che fanno le associazioni, però come si diceva prima, il nostro compito è anche questo, poi siamo avulsi e ben, diciamo, vaccinati rispetto a classifiche di vario tipo, siano le dimostrazioni di località turistiche o di raccontare chi, la, chi si comporta male, si, ripeto, siamo pronti e disponibili a comportare, anche perché la modalità con la quale affrontiamo questo tema è abbastanza, diciamo, semplice, è un invito a chi magari in maniera inconsapevole si trova, diciamo, ad acquistare prodotti di questo tipo e non può dire non lo sapevo. Da oggi in poi è, diciamo, di dominio pubblico, tutti lo sanno e quindi possono sicuramente risolvere i problemi e migliorare le loro prestazioni, anche perché è chiaro, lo metteva bene in evidenza, è possibile stampare libri, fare editoria salvando le foreste, quindi questo è un primo punto che terrei di sottolineare. Secondo, dobbiamo insistere affinché i cittadini, i consumatori siano consapevoli, conoscano quello che fanno, quindi, diciamo, sempre più questo ruolo nostro di ambientalismo che si misura con le cose concrete deve, diciamo, avvicinare i consumatori. Io ho guardato una copertina di un libro, mi sa che ci sono cascato, è stato nella libreria di mio figlio, può darsi che ci sia roba di questo tipo, quel libro lì, e questo, diciamo, fa parte di una crescita di ognuno di noi. Certo, non si può richiamare la crisi economica per dire acquistiamo carta di questo tipo perché ci sono condizioni favorevoli, no. Noi abbiamo l'obbligo e il dovere anche in queste situazioni di migliorare le prestazioni. Poi, come dicono spesso, viene, diciamo, raccontato che in Cina l'ideogramma crisi ha una doppia lettura: da una parte crisi e altra opportunità. Sfruttiamo l'opportunità di crescere, l'opportunità di crisi rischia di essere eccessivo, di far crescere, diciamo, questa consapevolezza, e puntiamo a valorizzare di più quelle che sono le filiere sostenibili. Quindi, se è necessario che cresca nel nostro paese la, diciamo, la disponibilità di materia prima non proveniente da foreste, diciamo, pluviali o da aree, diciamo, che rischiano di mettere in crisi la sostenibilità e la tutela della biodiversità, beh, apprezziamoci perché questo accada. E soprattutto, anche qui, se mettiamo banalmente, se noi avessimo, diciamo, prestazioni ambientali nel nostro paese migliore, penso al riciclaggio. Riciclare più rifiuti significa portare con sé più carta riciclata e, diciamo, valorizzare di più quelle filiere. Oggi drammaticamente nel nostro paese c'è una crisi ambientale che parte dalla vicenda rifiuti, che coinvolge volenti o nolenti anche, diciamo, pezzi della conservazione della natura, delle foreste, che ne subiscono di più il danno. Quindi, da questo punto di vista, c'è da lavorare e c'è da sottolineare che banalmente non fare la raccolta differenziata rischia, diciamo, di incasinare la vita dei tigri zoomati. Quindi, diciamo, raccontarla anche per rendere consapevoli i cittadini che possono e possono agire in maniera concreta a migliorare il loro agire quotidiano. Grazie. Passo la parola a Massimiliano, adesso ci intrattiene con tutti i suoi, lui è un grande esperto di foreste indonesiane, quindi sono sicuro che saprei spiegare per quale motivo sono così importanti. No, parto da quello che ha detto Antonio all'ultimo. Siamo qua in quattro associazioni molto importanti a livello nazionale perché abbiamo deciso di denunciare con forza questo problema. Antonio diceva: non riciclare qua ha conseguenze là. Qualsiasi nostra azione qua ha conseguenze in giro per il mondo. Se noi acquistiamo prodotti senza guardare quello che stiamo acquistando, comunque stiamo partecipando a quella che è la distruzione del nostro pianeta. Ed è questo che abbiamo deciso di fare, quello di cominciare a parlare un po' con tutti, con i diversi soggetti della filiera della carta. Si è parlato con gli editori, si è parlato con gli autori, ma adesso dobbiamo andare più che altro a parlare con chi acquista questi libri anche tanto. Noi abbiamo contatti con 25.000 scuole, abbiamo deciso di andare dai bambini e dire: non accettare più di portare in casa un quaderno che non abbia un logo di certificazione dietro. Chiedi al papà di comprarti il libro, ma deve essere sostenibile e certificato e non degli editori cattivi. Cioè, cominciare a parlare con chi può cambiare le leve del mercato.
E questo non è perché vogliamo fare i soldi ambientalisti, stiamo qua a parlare delle foreste lontane, no, perché è una vera crisi quella Sumatra. Due numeri: l'isola di Sumatra nell'85, meno di 30 anni fa, aveva 25,3 milioni di ettari di foresta. Due anni fa la stima parlava di 12,6 milioni di ettari di foresta ancora presenti. Signori, in 30 anni abbiamo perso metà delle foreste di Sumatra, e con la perdita delle foreste non ha solo la foresta che fa vita, sono specie animali, una ricchissima biodiversità tra le più al mondo. Due numeri sulle specie animali: negli anni 90 si contavano circa 550 tigri, nell'ultima stima, nell'ultimo censimento, nelle foreste di Sumatra se ne contavano appena 240, parliamo del 2009, meno di 30 anni, anzi meno di 20 anni. Il rinoceronte di Sumatra, un'altra specie, non se ne è parlato finora, ma è un'altra specie tipica di quelle foreste, in particolare delle petrolarie, cioè quelle foreste a torbiera, a basse, le foreste legate a quelli che sono i terreni corbosi. Parlavamo di centinaia di rinoceronti negli anni 80, parliamo di meno di 200 rinoceronti di Sumatra oggi. E così l'elefante, negli anni 80 si parlava di una popolazione sui 7-8 mila esemplari, oggi siamo al 2008-3005, questa è la stima più positiva che si può fare. Gli orangi sono ridotti solamente nella parte nord dell'isola di Sumatra. Al centro un progetto di reintroduzione rischia di essere compromesso proprio da quelle che sono le operazioni di taglio forestale di quel patrimonio forestale su cui si era impegnato nel 2004 la PP a non tagliarlo ma a tutelarlo, e invece i processi di deforestazione che stanno continuando stanno minacciando anche questo progetto di reintroduzione, questa nuova speranza per l'orango. La sua popolazione in 25 anni è crollata del 50% ed è una specie presente solo lì. Se si perde l'orango di Sumatra, il rinoceronte di Sumatra, l'elefante di Sumatra, il di Sumatra, li perdiamo per sempre, estinzione per sempre, e con loro migliaia di altre specie. In tutto questo il WWF sta lavorando anche molto con quelli che sono i soggetti creditori dal punto di vista economico. Perché tutto questo? Indubbiamente ATC ha processi anche legalizzati, questo dobbiamo dirlo, nel senso ha avuto concessioni dal governo indonesiano per andare a deforestare alcune parti delle foreste di Sumatra. Questo mega progetto, mega pulp project a livello internazionale, ma si era impegnata a non deforestare quelle parti di foreste più importanti per la conservazione, a mantenere i corridoi, a non procedere. E lo stesso governo indonesiano, negli ultimi 10 anni, si è impegnato con i governi internazionali, la Norvegia tra tutti, a non continuare i processi di deforestazione, perché si è resi conto che molte di quelle concessioni sono state date solo grazie a quello che è un male comune, un male internazionale, si chiama corruzione, denaro libero, denaro che gira. E proprio in questi giorni sta partendo una nuova lettera del WWF alle banche, agli investitori, ai soggetti creditori dell'APT a livello internazionale. E parliamo non qualcosa lontano da noi, l'Italia è uno dei primi mercati dell'APP in Europa, è uno dei soggetti creditori insieme a Germania, Austria, Francia, Giappone, Svezia, Finlandia, Spagna e Danimarca. Stiamo chiedendo di far mantenere l'APP gli impegni che si era assunti, perché in pochissimi anni centinaia di migliaia di ettari di foresta nelle due province principali della conservazione di queste specie animali sono persi. Riao e Jiang sono le due province maggiormente colpite, e in quelle due province proprio APT ha le sue maggiori concessioni e le sue maggiori attività. Quindi è una vera e propria emergenza di cui tutti ci dobbiamo responsabilizzare. Qua non si parla di fare solamente tagli immediati, prima Chiara parlava del ramino, quello è chiaramente illegale perché l'Indonesia, che è firmataria della Convenzione di Washington, ha accettato nel piano di conservazione del ramino di dare solo delle concessioni per il taglio di ramino. A solo 20.000 ettari dedicati a un taglio sostenibile, i nostri cedri in certo qual modo. Invece nelle concessioni dell'APP si è reso conto come il taglio raso abbia coinvolto le foreste di Buoni Spinus, che è il nome del genere del ramino. E quindi su questo si capisce perché oggi tutti ci dobbiamo responsabilizzare, una responsabilità ambientale nei riguardi del pianeta. L'ultimo dato: la distruzione delle foreste di Sumatra ha comportato dall'85 ad oggi l'emissione in atmosfera di 7,5 gigatoni di CO2. Enorme il danno. E questo sta continuando. 1 miliardo di tonnellate, signore. Stiamo parlando di cambiamenti climatici, stiamo cambiando di come i processi di deforestazione, se solo quelli venissero bloccati o venissero in un certo qual modo
resi non così veloci, ma stabilizzati, si cominciasse a fare un programma di sostenibile gestione forestale in quelle aree interessate, i cambiamenti climatici potrebbero essere un problema di minor rilievo internazionale, perché tutte le emissioni da parte dell'industria, da parte delle automobili, tutte le altre emissioni sono comparabili a quelle dei soli processi di deforestazione, in un certo modo, dei processi così veloci in alcuni paesi. Ed è su questo che bisogna riflettere. Per questo da oggi come associazione abbiamo deciso non solo di chiedere, ma di denunciare in maniera molto forte chi si sta rendendo complice di questo, chi produce, chi usa quella carta che gronda il sangue di queste specie animali, ma che sta compromettendo anche il futuro del nostro pianeta. Grazie. Allora io innanzitutto ringrazio Antonio, Daniel e Massimiliano e sono contenta che abbiamo fatto in tempo, perché così magari abbiamo qualche minuto se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda e ha bisogno di qualche chiarimento, altrimenti ovviamente la nostra richiesta è di non solo di sostenerci in questa campagna, ma di imparare a utilizzare questi strumenti come guide per il consumo, ricordandovi che il futuro delle foreste e del pianeta è anche nelle pagine dei nostri libri. Grazie. Il contenuto di questa cartellina è disponibile online? Sì, il contenuto, allora, sicuramente sul sito deforestazionezero.it, intanto sta andando in streaming la nostra conferenza stampa, quindi insomma non so ancora ovviamente quanti l'hanno seguita, ma era possibile seguirla lì. Dal sito deforestazionezero.it è possibile scaricare quasi tutto il materiale che trovi all'interno della cartellina, ad eccezione della lista delle aziende che probabilmente caricheremo insomma in questi giorni per renderla disponibile anche via web, ma la classifica viene sempre aggiornata, è possibile scaricarla anche in PDF e anche il rapporto Le favole ammazza foreste. Ci sono altre domande? Cioè, non so, anche curiosità da lettori? Buongiorno, grazie. Mi presento, mi chiamo Carlo Sognino, sono un editore. La nostra casa editrice è una casa editrice online, quindi dovremmo stare lì tra gli amici delle foreste, perché per leggerci non c'è bisogno neanche di un albero. E voi mi direte, bravo, è facile far così. No, la mia domanda è questa. Siamo una casa editrice online, ma faremo dei libri anche a stampa, perché voi sapete che gli ebook, di cui tanto si parla in questi giorni, infatti sono venuto ad ascoltare, non ho fatto parlare, rappresentano l'1% dell'editoria attuale. Tutti vorremmo fare dei libri. Allora io esco, sono stato colpito da tutto quello che avete detto, qualcosa so, seguo particolarmente l'estinzione non di una razza animale, ma di una tribù umana in Africa, degli Elmolo, la troverete sulla nostra associazione, e stiamo sponsorizzando una missione per rilanciare, far riscoprire la lingua di questa tribù, quindi siamo diciamo sulla stessa linea. Adesso io vi dico, voglio fare un libro a stampa, cerco uno stampatore, gli dico voglio farlo con una carta che vada bene, anche non vi nascondo, è un motivo penetrazione commerciale. Sto pensando a un libro per i bambini fortunatamente sono molto più sensibili degli adulti a questi argomenti, meno male che ci sono i bambini. E lo stampatore poi dice sì, stia tranquillo, e poi io magari mi vedo messo all'indice. Come faccio? Cioè, voi avete fatto una bellissima pubblicità negativa a tutti quelli che fanno le cose che non bisogna fare, ma mi domando, non possiamo sapere noi come fare, dove andare per trovare qualche cosa che sia, diciamo, che ci possa collocare nelle due categorie verdi? Grazie. Allora, intanto, non so se lei ha avuto una cartellina stampa, adesso gliela diamo, all'interno della cartellina c'è anche questo documento,
che sono linee guida per le imprese del settore cartario, dove noi diciamo, spieghiamo come seguire la filiera e quali sono le scelte verso insomma, che gli editori devono fare per assicurarsi a di escludere dalla propria filiera fenomeni come la deforestazione, quindi già diciamo, di ottenere questo primo, e poi di diventare quelli che noi ormai chiamiamo editori, amici delle foreste, attraverso una serie proprio di norme di comunicazione con i propri stampatori e i propri tifosi. Naturalmente diciamo, quello che succede è che associazioni come la nostra, no, sono visibili o comunque sono più visibili quando ci arrampichiamo con lo striscione gigante su all'headquarter della multinazionale, o quando con i nostri gommoni abbordiamo la nave, ma la verità è che noi il 90% del tempo, e penso in questo caso di poter parlare a tutte le altre associazioni, lo passiamo a lavorare con le imprese, cioè quelle le imprese che lei vede nel mente sono imprese con cui noi da anni abbiamo contatti, da anni siamo disponibili per dare informazioni, cercare di capire insieme anche spesso quali sono le soluzioni più adeguate. Nel 2010, proprio quando Mondadori si è impegnata a delle politiche di acquisto di deforestazione zero, in realtà abbiamo organizzato questa prima grande conferenza in Greenpeace Business sul settore della carta, dove abbiamo messo allo stesso tavolo le cartiere, i tipografi, gli stampatori, gli editori che si sono detti quali erano le loro esigenze. Quindi in realtà noi siamo molto contenti, ma credo che diciamo, può considerare tutte e quattro le nostre associazioni come degli interlocutori adeguati per una cosa del genere, di aiutare gli editori che vogliono fare questo tipo di scelta, e assicuro a lei e a chiunque abbia questo tipo di curiosità che non è difficile per lei, che basta volerlo. Ci sono altre domande? Per esempio il WWF ha a livello internazionale da 18 anni il GFTN, Global Forest Trade Network, che mette in relazione le imprese dei diversi paesi, le grosse multinazionali, anche per una discussione aperta tra di loro, ma anche per creare contatti tra chi è verde e chi non. Bene, allora se non ci sono altre domande, io vi ringrazio per il vostro tempo e la vostra attenzione, salutiamo anche le persone che ci hanno seguito in streaming e soprattutto i nostri attivisti che hanno sudato dentro questi costumi da tigri per ricordarci che insomma ci sta la conferenza della tigre. Grazie a tutti, buon salone, comprate solo libri verdi.